pulmino per il trasporto di persone con disabilità è stato donato questa mattina all'amministrazione comunale dall'associazione Progetti del Cuore presieduta da Annalisa Minetti. L'iniziativa è destinata a diversi comuni italiani per sostenere gli enti pubblici nell'erogazione di servizi di mobilità gratuita alle fasce più deboli della cittadinanza. Presenti alla consegna del mezzo il sindaco Luigi De Magistris e l'assessora alle politiche sociali Monica Buonanno. Io mi auguro che in questo momento, questo è l'auspicio che mi sento di fare, le persone riscoprano l'importanza dell'amore nella vita e la gioia della vita e di non cercare la felicità troppo lontano perché la possiamo avere vicino. Con questo mezzo sicuramente renderemo un po' più leggera ad alcune persone la pesantezza anche di avere sul proprio corpo delle difficoltà oggettive come il nostro amico che adesso accompagneremo a salire. Quindi grazie di aver pensato a Napoli. E Napoli, come sempre, si farà trovare pronto. Quando cammino per le strade di Napoli, le persone hanno rispetto di me non perché sono Annalisa Minetti, ma perché sono non vedente e sono pronte a darmi sempre una mano. E questo voi lo fate con naturalezza, non ve l'ha insegnato nessuno, è nel vostro essere, nel vostro DNA. E sono onorata di poter intervenire con questo mezzo in una città come Napoli e poter far respirare le persone che per tanto tempo hanno sperato in un mezzo che potesse dare loro autonomia. Un mezzo in più è una giornata di autonomia in più per tante persone, quindi grazie, grazie davvero.